Siamo Zig Zag. Ne abbiamo scelto il numero più popolare. Quale sia, lo indovinerete subito senza che Filogamo lo dica. E lui per prima cosa ci dirà... Scemi, scemi, mi vecugnum, io vi conosco, ma state attenti, Io mi tengo in occhio e ricordatevi che l'anacleto non paga, il sabato non paga. Ma è possibile che debbano capitarmi sempre tutti a me, Buongiorno. Buongiorno. Ma dico, lei chi è? Come chi sono? L'anacleto, quello del gas. Ah, l'ha detto. L'ho detto e lo ripeto. Sono l'anacleto nell'esercizio delle sue funzioni. Dov'è il contatore? Attraversi l'anticamera, non la prima porta. La seconda, dopo il salotto. Oltre la veranda troverà la cucina e là c'è il contatore. Ma voi tenete la casa in città e il contatore in campagna? Ma insomma, dov'è sto contatore? Ma in cucina, a destra. Dove ha detto che... destra! Non c'è Marcina, in casa di Suri anche il contatore va sempre a destra. Calma, l'atleto, calma, pensa alla famiglia, pensa alla famiglia. La famiglia, che è una sana e bella istituzione. Ma insomma, ma ha finito o non ha finito di leggere il contatore? Cosa? 13.200 metri cubi di gas in un mese? E non è contento? Ma dico, ma siamo o non siamo in un regime democratico? Ma l'avete o non l'avete voi la coscienza sociale? Calma, la credo, calma, pensa la Carolina. Basta lo dico io. No, basta lo dico io perché l'ho detto per primo. Scemi, scemi, mi vecugnuti, io vi conosco, io, ma state attenti, io vi tengo d'occhio e ricordatevi che l'anacleto non paga il sabato. Non paga.